Senato il testo sulle unioni civili che prevede l'adozione da parte di persone dello stesso sesso. La società si suicida distruggendo la famiglia, generando disperazione. È arrivata nel nostro paese la normalizzazione della pratica dell'utero in affitto. Per cui i bambini potranno essere fecondati in laboratorio e cresciuti da genitori diversi da quelli biologici, anche dello stesso sesso. Ma non pensate che questo sia il finale. Non pensate che questo sarà solo legale. Stanno indottrinando i più piccoli, privandoli del loro diritto a crescere in un ambiente sicuro, stabile, con un padre e una madre. Li stanno violentando nella loro natura più intima, che insegna loro che non c'è legame tra la realtà e la verità. Negli asili e nelle scuole di ogni ordine e grado, con il pretesto di insegnare il rispetto e combattere il bullismo e la discriminazione, ai bambini viene insegnato che il mondo maschile e femminile sono solo una convenzione. Abbiamo bisogno di vegliare per non dimenticare la verità su noi e sull'uomo. Ossia che l'uomo ha una legge in sé, un progetto iscritto nella sua natura, che vede l'unione tra l'uomo e la donna come l'unica capace di generare vita. Anche oggi siamo in questa piazza con il nostro corpo, il nostro volto e il nostro silenzio per denunciare pubblicamente una grave minaccia contro l'uomo in corso nella nostra società, per denunciare un'ingiustizia che potrebbe diventare presto legge. Siamo qui per denunciare che la libertà d'espressione è sotto attacco, la famiglia è sotto attacco, la dignità stessa dell'essere umano è sotto attacco. È così perché il Senato della Repubblica ha approvato il testo sulle cosiddette unioni civili, un'approvazione avvenuta in barba ai più elementari processi democratici. Prima si è cercato di mandare il testo in aula senza farlo passare dalla Commissione. Si è chiesto di rinunciare all'ostruzionismo in aula,
Ancora, hanno negato il voto segreto previsto a tutela della libertà dei parlamentari e prescritto come tassativo quando ci si esprime su questioni di coscienza riguardanti la famiglia. Poi hanno cercato di evitare il confronto in aula sugli emendamenti attraverso il cosiddetto canguro. Infine hanno posto la questione di fiducia, un istituto governativo che mai prima d'ora è stato applicato a provvedimenti di carattere etico. Questo testo ci è stato presentato come uno strumento necessario a garantire dei diritti a una supposta categoria di persone discriminate per il loro orientamento sessuale. Ma noi sappiamo che invece il testo ha il solo obiettivo di nobilitare il comportamento omosessuale, che come tutti i comportamenti sessuali è semplicemente relegato alla sfera privata e distrugge la famiglia. In discussione, infatti, non ci sono i diritti dei singoli all'interno di una coabitazione, o diritti di visita in ospedale, piuttosto che eredità da trasmettere a chi si è più prossimo. Tutto questo è già regolamentato dal diritto privato. In gioco c'è il riconoscimento giuridico civile di diritti delle coppie dello stesso sesso. Dietro la pressione delle potentissime lobby LGBT, anche il governo, dopo i mass media, i tribunali, la scuola e il pensiero dominante, ha ceduto alla pressione di una minoranza che ha chiesto de facto che si legiferasse in nome di un sentimento. Ricordiamo al Premier, secondo cui con questa legge avrebbe vinto l'amore, che lo Stato non è chiamato a legiferare sull'amore. E soprattutto ricordiamo a tutti che questo non è amore. È una falsità nei confronti di tutti i cittadini. È una menzogna, poiché questo testo, che cerca in tutti i modi di equiparare il matrimonio, ovvero l'unione stabile e fedele, e potenzialmente generativa tra un uomo e una donna, alle convivenze tra persone dello stesso sesso legate da un sentimento, di fatto scardina la cellula fondamentale della nostra società, la famiglia, e tradisce l'intera comunità che solo grazie alla famiglia si rigenera. Inoltre, illudere che una legge possa rendere uguali due realtà differenti in nome di un sentimento è una presa in giro innanzitutto di chi crede, in questo modo, di trovare la felicità, ma soprattutto di chi comincerà a pensare che il matrimonio sia un istituto basato sulle emozioni o le preferenze sessuali, perdendo il senso dell'impegno permanente, della fedeltà e della responsabilità, vero scopo del matrimonio, a garanzia della continuità delle generazioni. Ad aggravare il tutto c'è il fatto che per questo tipo di unioni questo testo non richiede l'obbligo della fedeltà. Questa sì è una discriminazione, in quanto svilisce le persone affermando che le stesse non sono capaci di un amore totale. Una legge non renderà uguali due realtà differenti, poiché non è lo Stato a rendere unite due persone, non è l'uomo a decidere l'ordine della realtà. Esiste infatti la legge naturale, che viene prima di ogni legge statale, su cui il diritto civile dovrebbe basarsi per il bene dei suoi cittadini e quindi di ogni individuo. Il passaggio al Senato di questa legge non è per noi una sconfitta, bensì un motivo ulteriore di resistenza, una ragione in più per testimoniare pubblicamente la verità sull'uomo. Se il DDL sulle unioni civili, come abbiamo detto, disintegra la società partendo dalla famiglia, la società intera è chiamata a dire no, ed è chiamata a farlo nello spazio pubblico, poiché questa legge riguarda chiunque sia figlio, fratello, padre, madre, amico. La famiglia non è una delle tante opzioni possibili per costruire la società. Il matrimonio non è una modalità di vivere l'amore. Il figlio non è mai un oggetto. L'amore non è una pulsione sessuale e la tendenza sessuale non definisce le persone. Ripetiamo, il matrimonio è una reciproca donazione esclusiva di un uomo e una donna che si compiono nell'apertura alla generazione ed educazione di nove vite. Da nord a sud le sentinelle in piedi non smettono di vegliare su chi legifera e in ogni giorno e in ogni occasione in cui si cerca di distruggere l'uomo alla civiltà. Ora alcune sentinelle vi aiuteranno a disporvi. Ricordiamo che la nostra è una testimonianza di singoli dentro una rete. Vegliamo senza simboli di partito o associazione, perché la famiglia non ha un colore politico, ma appartiene a tutti. Vegliamo in silenzio, perché la nostra testimonianza risponde in questo modo alle menzogne del potere. Per questo per un'ora non rispondiamo in alcun modo alle domande e ancor meno alle provocazioni.
certi che il silenzio sia l'unico modo per far risuonare la nostalgia del bene in chi è stato ingannato e ha smesso di sentirla. Buona veglia. Grazie.
testimonianza pubblica in difesa dell'uomo e della civiltà e dunque del futuro dei nostri figli. Eravamo in 45-47. Noi qui oggi abbiamo detto no al testo sulle cosiddette unioni civili, per dire sì alla famiglia, cellula fondante della nostra società. Sì al diritto di ogni bambino ad avere un papà e una mamma. Sì alla libertà di educazione, sì alla libertà d'espressione e soprattutto sì a uno Stato che non neghi, bensì valorizzi la nostra natura complementare di uomini e di donne. Continuiamo allora ad aiutarci ogni giorno, ad essere vigili, ad essere sentinelle nella vita quotidiana, a informarci, a tornare alla tradizione passata che ci ha reso grandi e che ci riempie di una nostalgia operativa, a riscoprire la verità sull'uomo, proclamandola, vivendola e opponendoci alla menzogna anche ci emarginassero. Non siamo soli. Per questo continueremo a riunirci, a vegliare nelle piazze, in un silenzio che solo può sprigionare l'anelito e l'amore alla verità, sempre e ancora presente in ogni uomo, sebbene oggi soppresso dal rumore di un potere invadente. A nome delle sentinelle di Castelfidardo che nascono oggi, grazie a voi, io vi ringrazio per questa eroica partecipazione sotto la pioggia, sotto il vento, ma la vostra partecipazione è un segno importante che Castelfidardo oggi dimostra di essere vigile, di essere sveglio e da oggi possiamo insieme cominciare a costruire qualcosa, cominciare a costruire una realtà che possa dire qualcosa sulla verità dell'uomo, sulla verità della vita che viviamo. Io vi ho lasciato prima dei bigliettini, questo è un modo per rimanere uniti, per fare rete, per non disperderci, perché viviamo in una società che oggi ha difficoltà a capire la verità. Noi delle sentinelle non siamo contro nessuno, ci chiamano omofobi, ma non è vero. Noi siamo solamente qui per dire che 2 più 2 fa 4, che una famiglia è composta da un uomo e da una donna e questo nessuna legge può cambiarla. Quindi grazie a voi, grazie che siete venuti, rimaniamo in contatto, sentiamoci, facciamo rete perché da questa rete che può nascere una civiltà nuova, una civiltà della verità e dell'amore. Grazie a tutti. Ave Maria.